Se Bruno Perez è tornato, batti un colpo. Se Bruno Perez è tornato, batti un colpo. Se Bruno Perez rimarrà, tu non sai che si farà. Dovevamo rimpiazzarlo, eccolo qua. È tornato Bruno Perez, è tornato Bruno Perez, rimarrà Bruno Perez per l'eternità. Firmerà vita e diventerà il nuovo capitano della Roma. Cioè, più o meno è quello che ci hanno fatto capire. Bruno Perez, ragazzi, era tornato dal Brasile col furgone, proprio scortato perché gli voleva nominare. Arriva a Roma, fa sei partite, sei, quelle che bastano a Fonseca per dire ammazza si è me a rapi. E alla fine Fonseca lo conferma, ragazzi. Oggi è uscita fuori la notizia che Bruno Hervera rimarrà a Roma anche l'anno prossimo. Anche l'anno prossimo rimarrà a Roma Bruno Hervera, confermato ufficialmente come terzino destro. Fonseca ha detto che quando vede Bruno Perez si bagna, si eccita, e visto che dovevamo ripiazzarlo, dovevamo buttarlo da qualche parte, dovevamo prenderlo e gettarlo nel trita rifiuti, gettarlo nel mangiacarta, no, Bruno Perez si è fatto homo e ora l'homo Bruno Perez, che farà la voce grossa, rimarrà titolare per la prossima stagione di Roma. Ci ha messo pochissimo per convincere Fonseca. Io non lo so, perché probabilmente andava a letto Café de Fonseca. Fonseca ha detto: guarda, se lasci sta mi fia, rimani a Roma. E lui ha detto: ok, perché veramente ci ha messo un attimo. Ci ha messo un attimo. È il terzino adatto per lui. Questo credo si possa dire, nel senso che fa quello che Fonseca vuole che si faccia. Ok? Spinge come un cane maledetto. Fonseca, ragazzi, gioca con i terzini che non sono terzini. Non so se avete visto adesso anche quando sta giocando con la roba a sinistra e Spinazzola a destra. Praticamente Spinazzola e Kolarov appoggiano le palle in testa al portiere avversario da quanto stanno in avanti. Cioè, ma la difesa non, che non sta manca a centrocampo, sta su a tre quarti avversari la difesa. C'è Dzeko che sta fuori dal campo e dice: mi voglio entrare, non riesco! E quindi bisognerebbe stringere un pochino più dietro, ma Bruno Perez è il terzino perfetto, di spinta, quello che fa eccitare in tutto e per tutto Fonseca. Col recupero di Zappacosta, da quello che ho letto, sarà il vice. Voi direte: il vice di chi? Bruno Perez è la difesa? No, no, Zappacosta sarà il vice di Bruno Perez. Cioè, Bruno Perez ha convinto, rimarrà a fare il titolare a destra. Allora, io ve lo dico sinceramente, ok? Bruno Perez da quando è tornato sta giocando discretamente bene. Poi è vero anche che ogni tanto mavio con lui, è vero anche che ogni tanto mi parte la brocca. Cioè, c'è Bruno Perez, come fai a non prendertela con Bruno Perez? Ora, a parte tutti gli scherzi, è diventato un po' la mascotte del canale. Penso che voi siate d'accordo con me. Bruno Perez, ragazzi, core de Roma, Bruno Perez è diventato un po' la mascotte del canale. Quindi fatico a non prendermela con lui anche quando non c'entra nulla. Però da quando è tornato sta facendo delle prestazioni, a mio modo di vedere, più che dignitose. Sta giocando molto molto bene e, insomma, se dovesse rimanere non mi andrei a suicidare, ok? Anche perché non posso uscire di casa e per buttarmi di tutto dovrei uscire di casa, quindi non si può fare hashtag resta a casa e quindi salva anche la tua vita in tutti i sensi. E poi Zappacosta, ecco, su Zappacosta qualcosina da dire ce l'ho però. Allora, Zappacosta, ragazzi, ora con tutto il rispetto, io lo volevo fortemente a Roma, però ha fatto un anno da rotto, si è fatto le vacanze romane da rotto, ok? Si è visto un po' il Colosseo, San Pietro, Piazza del Popolo con le stampelle, ok? Mo rimane, ma voi ve la sentite di affidare, per come sta parlando Fonseca, la fascia destra a Bruno Perez e a Zappacosta? Cioè, non comprare nessuno e partire a destra con Bruno Perez e Zappacosta? Voi direte: vabbè, sì, ma a sinistra c'è Spinazzola. Quindi il problema non si pone, il problema non si porrebbe, ok? Qualora Kolarov non ci avesse 53 anni, e quindi nel senso dici: vabbè, Kolarov c'ha un'età, insomma, buona, metti sempre a sinistra Kolarov e poi Spinazzola lo metti a destra, e quindi non c'è problema. Ma Spinazzola dovrà giocare molto l'anno prossimo, visto che Kolarov c'ha più anni di Cristo, i 33 famosi. Comunque, 6 partite, abbiamo pagato 12 milioni, ma alla fine 12 milioni, a ripensarci, non è manco troppo. Bruno Perez rimane, io non ho parole, vi ripeto, per me ok, vorrei un altro al posto di Spinazzola, vorrei un altro, semplicemente un altro al posto di Spinazzola. Tra l'altro ho scoperto che c'ha 30 anni Bruno Perez, cioè Bruno Perez, ragazzi, c'ha 30 anni, cioè, Bruno Perez si è invecchiato a nostra insaputa, Bruno Perez non ci ha detto nulla, non ci ha detto nulla, io e noi eravamo distratti, guardavamo a destra, lui era lì a sinistra e si invecchiava nel frattempo, cioè Perez c'ha 30 anni, cioè anche Perez può invecchiare, anche Perez può prendere anni, io... Quando l'ho letto ho detto 30 anni, ma non è a 21, cioè Bruno Perez deve essere proprio il giovane, la mia volta tipo a 24 anni, deve avere ancora, a parte ho scoperto che forse siamo resi a 26, però deve essere ancora giovane, nel fior fior dell'età, che un futuro Bruno Perez diventerà forte. Bruno Perez rimane. Visto che le notizie negative non arrivano mai da sole, riscattiamo anche Zappacosta.
Vabbè, comunque, fatemi sapere la vostra un commento qua sotto, iscrivetevi, mi raccomando, al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per aver visto, l'avete visto o non l'avete visto, per aver visto questo video, grazie, buon Natale come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, anzi iscriviti al canale, perché se non ti iscrivi mi metto le cuffie e comincio a fare beatbox, tipo, quindi iscriviti, ciao.